Miei cari giovani, voi avete radici e origini egiziane. Voi siete figli di San Marco, apostolo e martire, il quale ci ha portato l'annuncio di Cristo Signore. La Chiesa copta ogni anno organizza in diversi paesi incontro dei giovani che vivono in Europa. Sono contento perché questo anno abbiamo fatto l'incontro nella Chiesa Grande a Bergamo, Chiesa Cattolica, sempre Chiesa Cattolica aperta la porta. Lo scopo di questi incontri è incoraggiare i giovani a sviluppare i loro doni e le loro capacità. Ogni strada ha due sensi. Ogni notte ha due volti, ci pensi. Se non esistesse il tempo, non andremo così in fretta, ci pensi. Hai perso chiavi, tempo e fede, ci pensi. Hai cercato di essere vero e di questo vanne fiero, ci pensi. Ci pensi. E se c'è un Dio che regge il gioco, terai dentro al tuo cuore, poi cosa cerchi da te? L'universo, il tuo destino non volano più. Cosa cerchi da te? Attraverso tutte le espressioni del trovarsi insieme, del parlare, del giocare, ma anche gli stessi gesti di confidenza e di libertà che hanno fra loro, manifestano proprio un contenuto alto dello spirito. Una seconda caratteristica che è un po' più affine al mio spirito religioso è che hanno manifestato un senso di squisita dipendenza o venerazione verso i loro vescovi, i loro sacerdoti, in tutti quei gesti di spontanea religiosità, come il bacio alla croce, come il bacio alla mano, come quella effusione proprio umana e spirituale di abbraccio e di bacio fraterno, come è previsto dalla Sacra Scrittura. Un terzo elemento che mi è piaciuto molto è
anche la serietà con la quale loro hanno seguito punto per punto il loro programma e come nei momenti di istruzione sono stati veramente recettori del messaggio, molto attenti, molto perspicaci, in maniera che si vedeva il desiderio di apprendere e la volontà di essere all'altezza del tema che è stato proposto, questa maturità personale. Alza gli occhi verso il sole, calore saprà riscaldarti un'altra You, Jesus? Yes. Non hai bisogno Molto bello e dà molta speranza vedere dei giovani convenuti da tutta Europa in nome della loro fede e della loro speranza in Cristo. Sono questi giovani della Chiesa copto-ortodossa, della diaspora ormai così numerosa e così vivace. E dà speranza perché vedere che la fede in Cristo diventa un motivo di gioia, di serenità, di forza di stare insieme, di progettare un futuro, di non scoraggiarsi, questo dà gioia. Dà anche coraggio di credere che vale la pena di vivere nella fede nel Signore senza violenza, senza ritorsioni e altro, perché la Chiesa copta, come sapete, vive momenti di grandi difficoltà per le situazioni che si trova a vivere in Egitto. Eppure questi giovani mi sembrano proprio determinati a seguire la via della croce, che è della testimonianza pacifica, fatta con rispetto, fatta con la fiducia che alla fine la luce del Signore trionfa anche sulle tenebre del cuore umano. Cosa cerchi da te? Alza gli occhi verso il sole, il calore saprà riscaldarti un'altra verità. Dal punto di vista ecumenico, l'incontro tra le chiese sorelle, in questo caso la cattolica con la copta, che cosa può dare alla società? Che cosa può dare da tutte le chiese? Cioè una conversione. Io se incontro un altro fratello di un'altra chiesa sono stimolato a capire a fondo cos'era la mia fede in Cristo, cioè a viverla davvero con passione. Intendo i fratelli che ci credono in Cristo, perché se siamo tutti piatti non è un incontro ecumenico, è semplicemente un incontro piatto. Invece quando c'è un incontro ecumenico, in realtà ci si avvicina a Cristo, ci si avvicina anche tra di noi, ma ci si avvicina a Lui innanzitutto. Credo che questo può dare. Che cosa può dare alla società? Ciò che Cristo può dare al mondo, e cioè è una voglia di credere che vale la pena di amare incondizionalmente. Una voglia di credere nell'uomo perché è creatura immagine di Dio, al di là di tutti i difetti e gli errori della sua libertà. Può dare alla società uno stile, direi anche, di una vita sobria, di una vita gioiosa, di una vita fraterna. Non hai fatto mai abbastanza, hai perso chiavi, tempo e fede, ci pensi? Hai cercato di essere vero e di questo fanne fiero. Ci pensi, e se c'è un Dio che regge il gioco, lo inviterai dentro al tuo cuore. Poi cosa cerchi da te? Miei cari giovani, voi avete radici e origini egiziane. Voi siete figli di San Marco, apostolo e martire, il quale ci ha portato l'annuncio di Cristo Signore. Abbiamo dunque un dovere che non dobbiamo dimenticare, ossia percepire ciò che addolora l'Egitto e gioire il ciò che rallegra il suo cuore. Vegliare
su noi stessi e custodire nei nostri cuori la fede retta che abbiamo ricevuto dai nostri antenati. Cosa cerchi da te? Cari giovani, non dimenticate inoltre il merito dei paesi europei in cui vivete e nel quale studiate e tutte le cose che vi offre e che soddisfano tutte le vostre necessità. E fate ciò rimanendo sempre rispettosi di tutte le leggi di questi paesi e le siate fedeli.